Buongiorno ciclisti, questa mattina vi parlo di allenamento e più precisamente di alternanza, allenamento, recupero, è fondamentale, potete allenarvi quanto e come vi pare, con preparatore atletico, senza preparatore atletico, con SRM, senza SRM, con satellite, con l'ammiraglia, come vi pare a voi. Ma se non alternate con la giusta cadenza all'allenamento, anche il recupero, non passerete al livello superiore della prestazione. In pratica il fisico, la mente, hanno bisogno di recuperare lo stress, appunto psicofisico, derivante dall'allenamento. L'allenamento procura tensione, infiammazione, logoramento, stress alle ossa, ai tendini, ai muscoli. E quindi bisogna dar tempo al corpo di recuperare, altrimenti non si smaltisce l'acido lattico, non si smaltiscono le tossine. E quindi il corpo, oltre che la mente, rimangono sempre in sofferenza, e con la sofferenza non c'è miglioramento, non c'è il passaggio allo step successivo, al livello successivo del miglioramento. Ci sono tanti livelli per quanto riguarda la preparazione. Ecco, se non recuperiamo, rimaniamo, non solo rimaniamo a quello, al precedente, anzi in molti casi possiamo anche arretrare. Quindi che vi dico? Riposatevi, ma fatelo in due maniere: o date il tempo all'organismo di recuperare, e quindi magari staccate 1/2/3 giorni, oppure aiutate il corpo a recuperare e la mente attraverso lo stretching, l'alimentazione giusta. Quello che è importante è che voi impariate a modulare lo sforzo con il riposo, con il recupero. Faccio un esempio: se uscite e fate un allenamento intenso in salita con salite forza e resistenza, o che vi devo dire, continui allunghi e recupero, allungo e recupero, cioè si porta al massimo la propria soglia, poi si rallenta qualche secondo e poi si riparte costantemente in salita, questo per aumentare la soglia di sforzo e passare a quella successiva. Ecco, il giorno dopo non è che potete farlo ancora, oppure fare un altro allenamento intenso. No, dovete in qualche maniera rallentare o recuperare in maniera attiva o passiva. Ecco, attiva, che fate lo stretching, mangiate in una certa maniera, passiva che vi riposate, vi allungate, come dico io. Importante alla fine di ogni allenamento rallentare, fare 1 km, 2, 3, dipende, facendo girare la gamba lentamente, senza sforzo. Come è importante allungare quando a tutta, quando si sta scollinando, lì si allontana praticamente lo sforzo, sembra strano questo gioco di parole, spingendo più forte. Quindi quando si sta per scollinare si va tutta, si dà tutto quello che si ha, quello è importante, si aumenta la soglia. Ecco, queste sono cose importanti che io ho, spero, voluto spiegarvi questa mattina. Quello che è importante è che per salire di livello nella preparazione occorre necessariamente recuperare, quindi alternare lo sforzo al recupero in maniera attiva o passiva. Mangiate con moderazione, assumendo molte proteine, assumendo il giusto carico di carboidrati complessi, non mangiando schifezze, non bevendo alcol, perché tutto questo sovraccarica il fegato, che deve smaltire tutte le tossine. Va bene? Mi raccomando, siate ciclisti e non pedalatori. Ciao ciao!